in collaborazione con Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano. Tra burroni, racconti e artisti, oggi seguiremo le tracce di veri briganti. App è arrivata fino a Cerreto Alpi, nel cuore del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, per raccontarvi le storie di ieri e di oggi, nate tra montagne imperve e una natura selvaggia. Insieme conosceremo i briganti del Cerreto e la loro idea di turismo di comunità che ha saputo riscrivere il futuro di questi luoghi. Pronti per una nuova avventura insieme ad App? Nel comune di Collagna e nel cuore del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano si trova Cerreto Alpi, uno dei borghi più suggestivi dell'Alto Appennino e tra l'altro luogo di antichissima memoria. In questo momento ci troviamo di fianco alla chiesa che si trova arroccata su un colle e qui è proprio la parte più antica del paese. Le testimonianze più antiche su Cerreto Alpi sono addirittura dei primi anni dell'Ottocento, non 1800, proprio 800, quindi è veramente un nucleo antichissimo e la parte proprio più vecchia è questa che si sviluppa attorno alla chiesa, su questo sperone roccioso che è alla confluenza tra il canale Cerretano e il fiume Secchia. L'ambiente intorno è veramente bellissimo, e ci sono castagneti e boschi che in questa stagione autunnale hanno dei colori meravigliosi. Le tecniche costruttive degli edifici sono quelle tipiche dell'Alto Appennino, che rispecchiano le difficili condizioni ambientali. Gli edifici, infatti, sono strettamente addossati, in modo da assicurare un'efficace protezione nei confronti delle avversità climatiche. Ma soprattutto sono di piccole dimensioni, disposti su due livelli, con piccole aie lastricate, murature in pietra, portali e finestre in arenaria appenninica, immagini sacre in marmo apuano. Nei castagneti intorno a Cerreto Alpi ci sono ancora i diversi metati, i piccoli edifici che servono per l'essiccazione delle castagne, alcuni dei quali sono addirittura risalenti al XVII secolo. Invece nel centro del paese è ancora presente la vecchia osteria, caratterizzata da un significativo portale seicentesco, e sul muro c'è la dicitura «Gonfio v'aspetto, ma non però satollo, sazio vi rendo, ma poi ben affamato». La filastrocca fa riferimento in realtà all'attività dell'oste, che attende i clienti con la borsa di denaro per poi saziarli, lasciandoli però magri di soldi, di quattrini. Oggi l'osteria è un'abitazione privata, ma questa scritta che si trova al suo esterno ricorda anche che anticamente era gestita proprio da briganti e contrabbandieri che a Cerreto hanno poi dato il nome oggi ai briganti di Cerreto. Qui a Cerreto Alpi è nata l'esperienza del turismo di comunità, una esperienza che si rivolge a chi ha voglia di scappare da quello che qualcuno definiva il logorio della vita moderna e ritrovare ritmi più umani e più a misura d'uomo. Sì, infatti il turismo di comunità è stato proprio pensato per turisti che hanno voglia di riscoprire l'autenticità dei luoghi, ma soprattutto un turismo legato alla vita delle comunità dei luoghi che si vanno a visitare. Quindi le persone che vengono qui si calano completamente nella realtà del territorio. Per realizzare questa esperienza del turismo di comunità, una realtà bellissima che andremo a conoscere, quella dei briganti di Cerreto, ha realizzato alcune strutture ricettive come questo splendido mulino recuperato che vedete alle nostre spalle. Natura e sostenibilità sono valori fondamentali per questo tipo di turismo, che non consuma il territorio ma lo valorizza. L'obiettivo è salvaguardare e condividere l'identità della comunità, unitamente alla soddisfazione degli ospiti per amore della terra e della natura.
L'esperienza del turista oggi è fatta di eccellenze. Dormire in un vecchio mulino ristrutturato, ascoltando alla sera le storie degli anziani del paese, oppure pescare la trota o avventurarsi nei boschi insieme agli abitanti del borgo, visitare l'essiccatoio delle castagne, assaggiare la cucina locale a base di prodotti del luogo, dalla ricotta al pecorino, dai dolci di castagna al cinghiale. All'interno dello splendido mulino di Cerreto Alpi è con noi Erika Farina, che è tra i fondatori dei Briganti di Cerreto. Io vorrei partire proprio dalla storia di questo nome, perché si lega profondamente alla storia di questo territorio. Perché i Briganti? Allora, abbiamo scelto questo nome perché è un nome che caratterizza la storia e la cultura del nostro paese. Cerreto è terra di briganti e contrabbandieri, si ha notizie di questo già dall'epoca del Medioevo. E, essendo una terra di passaggio e di confine verso la Lunigiana, verso la Garfagnana, ma anche verso le città come Firenze, e quindi nel 2003 si è scelto questo nome. Quando siamo partiti con la cooperativa e si è fatto un corso di formazione per costituire questa cooperativa, e da lì abbiamo pensato di scegliere questo nome che fosse appunto collegato alla cultura e alla storia del nostro paese. Già dagli anni 90 Cerreto Alpi stava per spopolarsi completamente, poi un gruppo di ragazzi del luogo nel 2003 ha costituito la cooperativa I Briganti del Cerreto. Perché? Perché volevano valorizzare i propri territori e creare delle opportunità lavorative, turistiche e non solo, per dare nuovo impulso vitale a questo luogo. Erika, l'esperienza dei Briganti del Cerreto è davvero particolare e tra l'altro studiata anche all'estero. Ci vuoi raccontare oggi cosa significa fare parte della cooperativa? Allora, oggi significa per noi un motivo di grande orgoglio, perché siamo riusciti a creare a Cerreto Alpi 10 posti di lavoro in un paese abitato appunto da 70 persone. E siamo riusciti a ridare vita a questo paese che era destinato a morire. La nostra cooperativa è nata appunto con lo scopo di creare occupazione. Oggi abbiamo 10 dipendenti e siamo partiti nel 2003 con un solo dipendente. E l'attività della nostra cooperativa è prevalentemente riguarda i servizi di forestazione, manutenzione e cura del territorio. E oltre a questo, da alcuni anni ci siamo specializzati nel turismo di comunità, e questo ci ha permesso di ospitare a Cerreto numerosi turisti. Abbiamo effettuato degli interventi di ristrutturazione, abbiamo 3 diversi tipi di alloggi ed una struttura polivalente che è il rifugio, sede della nostra cooperativa, che ci permette di ospitare 30 persone come punto ristoro, ma anche come base di partenza per tutte le attività, per quanti vogliono effettuare escursioni, ciaspolate durante l'inverno o vivere esperienze a contatto con la comunità. Con noi nello splendido borgo di Cerreto Alpi c'è Simona Magliani dei Briganti di Cerreto. Voi siete, diciamo, vi siete fatti conoscere per il turismo di comunità, che è stato questo progetto con cui avete in realtà mantenuto vivo il paese. Ma che cosa significa fare turismo di comunità? Dunque, fare turismo di comunità significa ricercare una modalità di turismo differente rispetto a quello che siamo abituati a vedere oggi, quindi con una sorta di ritorno alle origini, alla cultura, alle tradizioni dell'epoca, e quindi vivere il paese, la vita di paese, le tradizioni a stretto contatto con la popolazione, ahimè ormai oggi poca, perché Cerreto è un borgo che ha 70 abitanti e residenti, vivere a stretto contatto con la popolazione. Noi abbiamo creduto molto in questo progetto e stiamo cercando di investire e di far conoscere le nostre realtà che purtroppo nell'ultimo periodo stanno vivendo un abbandono a causa del poco lavoro, a causa delle difficoltà che implica vivere oggi in montagna, in piccoli paesi come questi. Tra l'altro, ecco, va detto che siete riusciti a mantenere in questi 70 abitanti anche diverse famiglie giovani e diversi ragazzi, che è una cosa, vi assicuro, in Appennino piuttosto rara oggi come oggi. E per fare questo avete anche, diciamo, ristrutturato alcuni edifici che avevano funzioni diverse proprio in vista dell'ospitalità turistica.
Esatto, da alcuni mesi abbiamo inaugurato due alloggi rurali da 4 posti ciascuno, proprio all'interno del vecchio borgo di Cerreto Alpi, la stalla e il metato, e il nome deriva proprio dal fatto che questi edifici anticamente erano una vecchia stalla e un vecchio metato, quindi un essiccatore di castagne, sono stati ristrutturati ed oggi permettono a Cerreto, quindi alla cooperativa I Briganti di Cerreto, di ospitare oltre i 10 posti letto che già avevamo a disposizione nel vecchio mulino ristrutturato nel 2007, 18 posti letto, quindi ripeto, su numeri come quelli di cui parlavamo prima, quindi 70 abitanti, 18 turisti all'interno del paese sono molto significativi per noi. Per il 5º anno consecutivo la cooperativa I Briganti di Cerreto ha riattivato il metato che vedete alle nostre spalle, una vecchia struttura che è stata completamente recuperata e rimessa in funzione. Il metato ha una funzione importantissima per il paese perché serve per ricavare la farina di castagne, ma ha anche un'importante funzione sociale perché qui ci si incontra, ci si incontrava e ci si continua a incontrare alla sera per cantare insieme e raccontarsi delle storie che qui vengono dette le fole. L'essiccatoio resterà acceso per 40 giorni e 40 notti circa, al termine delle quali oltre 40 quintali di castagne saranno pronte per il processo della battitura, un evento da non perdere per il fascino e la cultura che lo caratterizzano. Dal mese di dicembre poi sarà possibile acquistare la farina di castagne e le castagne essiccate sia presso la sede dei Briganti di Cerreto che presso diversi centri visita del Parco Nazionale. Ci troviamo all'interno del metato di Cerreto Alpi che è stato recuperato e rimesso in funzione dai Briganti del Cerreto. Allora, con noi c'è Celio, che chi meglio di lui può raccontarci che cos'è il metato? Allora, intanto, resta acceso per 40 giorni e 40 notti circa per essiccare le castagne. Ieri, come oggi, ci vuole raccontare come funziona? Era bellissimo perché si raccontava le favole e si stavano lì. Allora non c'era comodità, adesso che c'è luce di qua, era tutto al buio. Me parlano dialetto perché è un italiano mio, io ciò, non è anche perché l'ho mescolato con il veneto e allora mi resta difficile. Allora, l'uomo si davano i turni, no? Una sera ci vai te, i mariti, una sera ci vai te, e a volte da sé uno si vedeva clater perché poteva la moglie di uno dire vaga a vedersi che è mio marito, da sé, e poteva succedere anche degli accoppiamenti non legali. Non legali, al buio, non si sa mia quel caso fa, perché un po' al fumo. Infatti, se vedete adesso gli occhi ci piangono. Esatto. Perché qui il fuoco resta acceso per tantissimi giorni perché al piano di sopra ci sono 45 quintali di castagne, sì, era il mangiare per due o tre famiglie, ecco. Perché le castagne sono sempre state una fonte di sostentamento per la montagna, ma come diceva lei prima, questo è anche un luogo di ritrovo. E qui si raccontavano le fole. Adesso ne vogliamo sentire una però. Ma mi sono dimenticato perché nella mia folla niente quasi. Io non ci credo che se ne è dimenticato. Qualche cosa, quale vuol sentire? Quando c'erano i bambini si contava una favola, quando si partiva per la transumanza, che c'erano le galline che dormivano nella stalla delle pecore. Venendo andar via d'autunno, a ottobre che si partivano per la transumanza, le pecore, allora la gallina partiva anche lei perché gli piaceva. Gli piaceva le pecore, vedendo le pecore andare via voleva scappare anche lei, ma c'aveva i pulcini. C'aveva i pulcini volevano andare dietro la mamma, la gallina andava, non ce la faceva che le pecore camminavano più forte e partivano, arrivavano giù per non so, nella transumanza verso Carrara, Lucca, le colline di Pisa e via, no? Per andare giù verso Campiglia Marittima, Livorno e via, no? Allora, quando arrivavano giù di lì, per i bambini la raccontavo questo qua, ma era quasi vero, Allora ho aggiustato un po', e quando arrivavano lì c'erano i pulcini che andavano dietro la gallina. C'era la gallina bianca, una gallina che era poi la chioccia. C'è una volpe da, allora c'era quel terreno che fanno le pipe, no? La scopa si chiama, la scopa, e lì parte una volpe per prendere questi pulcini. Io c'avevo un cane che si chiamava Falco, era svelto come non so, gli... Falco sta attento che la volpa, ludere la volpe, insomma, ma uno pulcino,
lei è partito, non sono stato capace più di trovarli. E la gallina ha incominciato a piangere, no? E allora c'era una bambina, l'ha incominciata anche lei a piangere. Io ho detto, basta, perché piange anche le maestre. Allora dico, no, vabbè. Allora, Celio, se è d'accordo, adesso però io volevo sentire anche una canzone. C'è qualcuno qui in compagnia con noi dentro il metato che so che voleva cantare una canzone. No, la Maremma. Quando andrai in Maremma, bel pecoraio, bel pecoraio, caro mio bel. Quando andrai in Maremma, voglio venire con te. Il turismo di comunità a Cerreto Alpi e anche progetti scolastici. In particolare il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano è inaugurato quest'anno Colti in Castagna e siamo con le maestre della Scuola dell'Infanzia di Collagna che proprio oggi sono venute qua in visita al metato di Cerreto Alpi. Ines, buongiorno. Buongiorno. Per quale motivo avete aderito a questo progetto? No, ci sembrava giusto sfruttare l'ambiente che abbiamo intorno, visto che facciamo anche un progetto sull'alimentazione, sull'alimentazione a chilometri zero, quindi ci sembrava giusto venire a vedere castagne e poi, a parte che siamo tutti di questa zona, però tante volte non conosciamo bene i nostri posti e ne approfittiamo a portarci anche i bambini e far imparare anche a loro a scoprire il territorio che abbiamo qua intorno, che è meraviglioso. Ai nostri cari bambini. Il turismo di comunità significa anche conoscenza dei luoghi. Questo è uno dei luoghi più caratteristici vicino a Cerreto Alpi. Il paese è lì alle nostre spalle e qui sotto di noi c'è la confluenza tra il Secchia e il canale cerretano. Siamo in quello che viene chiamato l'orrido degli schiocchi. Orrido non è altro che un modo un po' desueto di chiamare un profondo burrone. E con noi c'è Davide Tronconi che per i briganti di Cerreto è anche guida escursionistica e accompagna spesso i turisti qui in questa splendida vallata. Che caratteristiche ha questo burrone, questo orrido? Beh, è uno dei posti più spettacolari del nostro Appennino sicuramente. Le potenzialità che offre a livello turistico sono veramente molto ampie. Gli sport che si possono praticare qui partono dall'arrampicata sportiva, perché qui in alto abbiamo una piccola falesia attrezzata, accessibile in auto, quindi anche alla sera gli arrampicatori si ritrovano lì per allenarsi. Poi prosegue con questi che vediamo qui alle nostre spalle, sono due ponti tibetani appena realizzati, sono ancora in fase di completamento, diciamo, non sono ancora aperti al pubblico e costituiscono l'attrazione, diciamo, principale dell'orrido. Sono, come vedete, due passerelle di legno che si percorrono con l'imbragature, caschi, come se fossero una via ferrata e costituiscono un giro ad anello intorno alla parte alta degli schiocchi. Poi in fondo è possibile praticare il canyoning, quindi la discesa del fiume con le mute proprio dentro all'acqua nei mesi estivi. E si può praticare escursionismo nei sentieri che attraversano le pareti degli schiocchi, sia la parete destra che la parete sinistra, con sentieri più o meno impegnativi. Adesso continuiamo questa visita lungo queste pareti che sono di arenaria e sono lo stesso materiale roccioso di cui è composta anche la pietra di Bismantova. Proseguiamo questo itinerario. Gli schiocchi di Cerreto sono sicuramente una delle formazioni geologiche più suggestive del territorio e proprio da qui passavano anche gli antichi briganti che popolavano questa zona. Oggi gli stessi sentieri dei vecchi briganti esistono ancora, ma di sicuro non ci sono più briganti. Chi ci passa da qui?
Sì, oggi questi sentieri sono frequentati dagli escursionisti e dai nostri ospiti che vengono a Cerreto. Insieme a noi percorrono quello che è proprio alle nostre spalle, il sentiero più alto che al Cerreto è chiamato il sentiero della Perdera, ed era l'antica strada che collegava Cerreto Alpi con Collagna, la viabilità principale. Mentre invece questo dalla parte di qua, sulla sponda sinistra degli Schiocchi, è un sentiero che abbiamo riaperto noi briganti nel 2004, riprendendo un vecchio sentiero utilizzato soprattutto da pastori, da capre, da pecore, da animali di quel tipo lì, ecco. Un sentiero molto particolare, attraversa la parete a metà altezza. Tutto camminabile, solo due o tre punti sono assicurati con un cavo d'acciaio per proteggersi, ecco. Ecco, quando accompagni i turisti in questa natura che oserei dire strepitosa, perché è anche rara da incontrare sul nostro Appennino, qual è il commento che fanno più spesso? Beh, rimangono meravigliati, soprattutto quelli che abitano più vicino al crinale, quindi i reggiani, quelli di Spezia, che abitano così vicino e non conoscono, non sapevano che esistono posti così a un'ora di macchina da casa. Qui al rifugio dei briganti di Cerreto ci ha raggiunto Giuseppe Vignali, che è direttore del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. Direttore, l'autunno sta diventando per il Parco Nazionale una stagione importante, centrale per quello che riguarda la promozione. Una attività che fino a qualche anno fa veniva forse molto sottovalutata. Beh, la giornata di oggi lo dimostra, fra l'altro forse abbiamo un autunno fin troppo bello, perché questo caldo, questo sole, questo limpido, questi colori che dureranno ancora parecchie giornate rendono l'Appennino veramente bellissimo. E fra l'altro è il periodo dove si può camminare senza avere troppo caldo, non ci sono insetti che disturbano, quindi la stagione giusta per andare in giro per l'Appennino a piedi, in macchina, soffermandosi a mangiare nei vari ristoranti chilometro zero che proprio in autunno preparano questi menù tipici fatti con i prodotti locali. È un periodo molto molto interessante per vivere l'Appennino, semplicemente. Tra l'altro, ecco, l'autunno il bosco dell'Appennino offre i suoi prodotti migliori. I briganti di Cerreto qui stanno puntando forte sul turismo, un turismo che a questo punto può essere considerato fattibile a quattro stagioni. Sì, l'obiettivo nostro, chiaramente noi con le finalità pubbliche e istituzionali, quindi noi possiamo aiutare gli imprenditori, come i briganti del Cerreto, ma ce ne sono molti altri, che stanno crescendo piano piano, per far utilizzare al meglio questa stagione in un anno che si può... Tutte le stagioni hanno un valore veramente bello, la neve d'inverno, le gite in alta quota d'estate e poi quest'autunno e questa primavera, che sono due periodi bellissimi per la cultura e la natura dell'Appennino. Qui a Cerreto Alpi ci ha aperto la sua casa Giovanni Lindo Ferretti, e a Giovanni non possiamo non chiedere che cosa sia di Cerreto Alpi che ha fatto sì che il nome di questo paese sia legato ad una serie di artisti, scrittori, ma non solo, che sono stati noti e conosciuti in tutta Italia. Andiamo da Silvio D'Arzo a Cesare Zavattini e poi insomma anche lui. Insomma. Che cos'è che qui fa sì che si respiri quest'aria un po' artistica? Forse un'idea che ho io è che in questi paesi di montagna si dia ancora un forte valore alla parola, all'oralità, al racconto. Può essere una spiegazione? Sai, non so risponderti con facilità, perché tu hai citato tre persone così diverse tra di loro. Silvio D'Arzo è il cerretano per eccellenza. Già Silvio non è il suo vero nome, ma è come dire,
è un omaggio alle selve ed ha uno strano rapporto col paese, perché in realtà io, ricostruendo la sua vita, ci ho passato un sacco di tempo. Lui è stato in paese soltanto nella prima parte della gestazione di una giovane madre incinta senza essere sposata. Sua madre si è andata via prima che lui nascesse, e da che ci risulta lui non ha mai messo piede a Cerreto Alpi, anche se il libro più bello che ha scritto in realtà è l'esemplificazione di questo paese, persino una strada, un'aia che chiamano piazza, cioè, è facile. Io ho fatto delle letture di Casa d'Altri leggendo pezzi in vari scorci del paese, e tutti quelli che ascoltavano pensavano che quelle cose erano state scritte lì. Per cui in Silvio D'Arzo Cerreto Alpi è un luogo dell'anima, non è un luogo geografico, questo lo rende clamoroso. Zavattini è arrivato qua per caso, perché in realtà la sua famiglia lavorava alla Gabellina, e poi è tornato, ho rivisto anche poco tempo fa l'intervista che lui ha fatto in casa della Tina, di sua sorella, che invece si è sposata qua ed è stata una mia vicina di casa tutta la vita, insomma, mi è morta a più di 100 anni, e lui aveva un rapporto invece molto determinato dalla geografia, proprio dal piccolo paese di montagna, dall'umanità che l'abitava, dalle parole che in qualche modo questo paese gli ributtava addosso. Non so rispondere alla tua domanda. Il Cerreto è, dal mio punto di vista, uno dei 10.000, se questo paese ha 100 capitali, ha 10.000 borghi originari, quelli che fanno l'ossatura di questo paese, in cui la storia ha sedimentato in maniera incredibile, e nell'abbandono fanno la loro figura. Io trovo che sia bellissimo in una giornata come oggi, in cui la maggior parte delle case sono chiuse, però il cielo, i boschi, il torrente sono maestosi. Tu hai dei ricordi legati alla tua infanzia sull'oralità, il racconto orale, insomma, che ti è stato trasmesso qui a Cerreto? Beh, io, grazie a Dio, ho fatto la mia infanzia fino alla prima elementare, quindi tutta la mia infanzia io l'ho fatta in questa casa con una vecchia nonna e uno zio, che è mio zio Francesco, che abita ancora con me, che in realtà tornava dall'ospedale dove aveva rischiato di morire. Noi vivevamo in un unico racconto, che era intercalato dai rosari di mia nonna. Tutte le persone che venivano in casa, che erano ad esempio la vecchia, tutte le vecchie che abitavano qua intorno, l'Angelica, ed era un unico racconto che si interrompeva quando suonava l'Ave Maria, dovevano andare a casa e poi ritornavano. È un racconto in cui si mescolava la geografia, perché tutte le famiglie del paese avevano parenti emigrati, per cui io ho sentito, prima ancora di andare a scuola, io sapevo che esisteva Sydney, Buenos Aires, Chicago, Ottawa, cioè delle cose, dei nomi incantevoli, perché erano i racconti che derivavano dall'emigrazione del paese. Erano infarciti di storia, perché qua, per addormentarmi, noi in casa avevamo tre libri, e Francesco ogni tanto, a parte che mi addormentava, ma leggeva a voce alta la sera, aveva due favole, Il gatto con gli stivali e Il suonatore di Brema, e poi dopo Il tasso, l'Ariosto, Dante, i vecchi citavano i canti della Divina Commedia, i pezzi dell'Ariosto, e quindi era un racconto molto diverso da quello che si immagina chi non abita in montagna, un racconto di viaggi continui, un paese così tagliato fuori. Quando noi siamo andati a Reggio Emilia, che ero bambino, e mia madre andava a fare la spesa in centro, la guardavano, cioè veniva dal Cerreto, la guardavano con gli occhi, cioè, mi anche vengo di parente Afsan, che per loro era, come dire, già una montagna impervia e inarrivabile. Appena si entra in casa tua si respira subito un'atmosfera particolare, e
immediatamente ci si accorge che questo luogo parla di te, dei tuoi viaggi e della tua vita. A un certo punto della tua vita hai deciso di tornare qui, perché tu sei nato qui, la tua infanzia è legata qui, poi a un certo punto hai deciso di tornare e di stabilirti. Qual è il legame che hai con questo luogo così magico? È un legame difficile a comprendersi, è difficile da spiegare, ma molto ovvio nella quotidianità. Ma questa è la casa in cui io ho aperto gli occhi, e questo è, queste montagne, questo paesaggio è il paesaggio della mia infanzia, e col senno di poi sono in grado di ritrovare nella mia infanzia, nei ricordi che ho della mia infanzia, tutti gli interessi, anche più incredibili e più lontani, sono tutti nati qua. E poi vabbè, adesso ho 62 anni e ho passato molti giorni, molti periodi della mia vita a riflettere sulla mia storia, sulla mia esperienza. Credo che sia una cosa che fanno tutte le persone quando dall'età adulta in cui fai tutto quello che vuoi cominci a pensare a quello che hai fatto, a quel poco che ti resta da vivere. Ho un legame di carne e di sangue, è un legame che mi permette di essere sereno solo in questo luogo. In qualsiasi altro luogo io posso stare anche molto bene, sapendo però che poi devo tornare a casa, e questa è la mia casa, avendoci anche questa casa. Quando io sono nato era un momento molto triste per la mia famiglia, era appena morto mio nonno, era appena morto mio padre, mia madre è rimasta vedova con due bambini, ha dovuto vendere tutte le bestie. Noi siamo stati pastori da sempre, e io sono la prima generazione che non è cresciuta con le proprie bestie, sono sempre corso dietro le bestie degli altri. Comunque adesso ho 20 cavalli e un teatro equestre, quindi come dire, sono riuscito in qualche modo a ricostruire, per quanto stralunato, un patrimonio e a vivere con le bestie. È stato un difficile ritorno a casa. Io quando ero bimbo, per quanto noi fossimo in un momento di disgrazia, tutti piangevano intorno a me, io mi sentivo il re del mondo, a me piaceva tutto. E poi sono stato in qualche modo costretto a ricostruire questo immaginario che avevo, che era la mia infanzia. Ho legame profondissimo con questo paese, anche quando ero ragazzino e ci abitavo poco e detestavo tutti perché contraccambiato, nel senso che ero insopportabile, e tu non, cioè, ci sono momenti della vita in cui appunto bisogna guardare i ragazzi e dirgli sì, ok, vai, fatti le tue storie che poi ne riparliamo, perché non ci sono altre possibilità. Però non ho mai scisso questo legame. Cioè, anche facendo delle cose lontanissime e inimmaginabili, comunque io sapevo che c'era un legame, per quanto tenue, e che prima o poi avrei dovuto tornare lì. E quando sono tornato qua e ho deciso di abitarci e ho rimesso mano a una casa che stava cadendo e che stava crollando, io ho pensato di fare qua il centro della mia vita. Sono già stato ripagato, perché in realtà in questi 20 anni questa casa ha assistito a 2 convalescenze da malattie piuttosto gravi, non era detto che ne sarei uscito così bene. Senti Giovanni, una curiosità, quando sei tornato a Cerreto virtualmente, che cosa hai portato nella tua valigia fin qui? Ah, tutto. Sono tornato con l'idea di tornare, e in realtà il ritorno non è stato così istantaneo, perché io sono tornato a vivere a Cerreto quando sono finiti i CCP, però dopo ci sono stati i CS, cioè io ho continuato a vivere, però allora io ho deciso che la mia casa era il Cerreto, e abitavo al Cerreto in una, come dire, condizione molto moderna, che per un po' di tempo ci siamo potuti permettere. Cioè io mi alzavo la mattina dal Cerreto, andavo a fare colazione a Reggio Emilia, facevo le robe che dovevo fare, poi tornavo a casa e magari dopo cena andavo a trovare i miei amici a Castelnuovo Monti. Cioè vivevo a Cerreto Alpi, però in realtà l'ambito dei miei interessi, delle mie amicizie, stava tra Firenze, Bologna, Milano, in questa generica città. Cioè io partivo dal Cerreto e andavo a ballare a Berlino
il venerdì e il sabato sera, però avevo già deciso che comunque sarei stato al Cerreto. Poi invece quando ho fatto questo viaggio in Mongolia, che è stato uno spartiacque della mia vita, in Mongolia, nel posto più lontano da tutto, ho pensato che io dovevo tornare a vivere al Cerreto davvero. Però ci ho messo ancora degli anni. Sono tornato a casa con poche cose, perché ho perso la maggior parte dei libri, tutti i dischi che avevo, la maggior parte dei vestiti, ma non è neanche perso, cioè che erano un po' da una parte, un po' dall'altra, e non ho mai fatto il giro. Ogni tanto mi veniva in mente che avevo lasciato una cassa con delle robe in un posto e andavo là e non c'era più nessuno e quindi la davo per... Quindi era una valigia leggera quella con cui sei arrivato? Sono andato via con una valigia molto pesante, non avevo niente, ma in realtà avevo una valigia pesantissima, e sono ritornato a casa con una valigia molto molto leggera, anche se in realtà ho riportato a casa tutto della mia vita. In questa casa c'è tutta la storia del CCP, tutta la storia del CSI, dei miei pochi viaggi, delle cose che ho fatto. Io magari, cioè, ci metto un po' a ritrovarlo, ma c'è davvero tutto, perché non ho mai fatto niente di cui non dico vergognarmi, che è un'accezione che non possa riconoscere in qualche modo come indispensabile a questo viaggio. Io sono stato portato via contro la mia volontà. Fosse dipeso da me, io avrei voluto fare il pastore come mio papà e mio nonno e mie zie, e stare al Cerreto, andare in Maremma con le bestie, fine. Non era possibile, il mondo, non io, ho deciso che questo non era più possibile, e comunque questo è stato il pensiero che mi ha riportato a casa, sapendo che il mondo era cambiato e non si può far finta che non lo sia. Crediamo davvero che questa puntata di Up sia stata capace di trasmettere la bellezza e l'incanto di quello che è l'autunno in Appennino, per i colori, per le tradizioni e per la gente di questi posti. Sì, davvero l'autunno qui in Appennino è qualcosa di spettacolare. A questo punto non ci resta che salutarvi, un carissimo saluto da me, Luca e Ceglio, che ci ha accompagnato nella visita del Metato. Se avrete voglia, giovedì prossimo siamo sempre qui, sempre su Up e sempre su Telereggio. Ciao! Ciao a tutti!